Droni di pronto soccorso nel Piacentino si sono incontrati esperti per effettuare test e controllare le nuove tecnologie, oltre che per discutere di una nuova normativa. Antonio Boschi. L'obiettivo è ambizioso, utilizzare i droni per trovare e salvare persone scomparse in zone impervie. L'iniziativa è stata lanciata durante il meeting degli appassionati di velivoli telecomandati che si è tenuto sull'Appennino Piacentino a Morfascio. Due giorni che hanno richiamato appassionati di droni da tutta Italia. Il test effettuato per la prima volta apre nuove frontiere per l'utilizzo di questi apparecchi nel campo del soccorso e della ricerca delle persone scomparse. Questa tecnologia può fare la differenza oggi con l'utilizzo di termocamere, con l'utilizzo di sensori specifici montati su questi droni per facilitare, velocizzare e soprattutto dare delle agevolazioni a chi deve prestare il soccorso. Durante la dimostrazione il drone con termocamera regolata in modo da evidenziare solo il range della temperatura corporea ha consentito in pochi minuti di identificare la sagoma della persona scomparsa nella boscaglia, che è stata avvertita dalla voce del coordinatore in arrivo via radio dalla centrale operativa e diffusa con i megafoni in volo. Ma se dalla tecnologia arrivano risposte, lo scoglio da superare ora sarà quello della normativa. Stiamo proprio studiando delle deroghe alla normativa attuale per agevolare ancora di più l'utilizzo di droni nelle attività di soccorso. Ricordiamo anche che il Parlamento europeo qualche giorno fa ha approvato il documento di indirizzo che poi diventerà documento finale della Commissione europea, perché finalmente il tutto verrà regolamentato non più a livello dei singoli paesi ma a livello comunitario.